risorse scarse, immaginarci come funzionerà l'economia dei prossimi decenni, dei prossimi 10, 5, bisogna farlo subito, poi l'attività arriva nel 2, 3, 4 anni, poi si sviluppa. Questo è il compito che è stato seguito anche in queste zone nel passato, per questo è rimasta la popolazione, altrimenti avremo dei deserti qui, non della gente che vive e forma una comunità, e se capisco bene anche abbastanza vivace. Non tutte le cose sono intuitive, non tutte le cose sono logiche, non sempre purtroppo vengono spiegate in modo serio e onesto. Per esempio, lo spaccio della droga. La mia città ha 66.000 studenti. Domando qua, secondo voi c'è spaccio di droga? Avete indovinato. Chissà come mai. Perché la droga è spacciata dove viene comprata, no? Se uno non la compra, mica c'è uno che lo spaccia. Quanti vendono d'inverno i ghiaccioli? Nessuno. Come mai? E non li compra nessuno. Invece la droga ha un mercato. Se noi combattiamo soltanto l'ultimo pezzo, che bisogna farlo, cattivi e cattivissimi, cioè lo spaccio, non fermiamo il fenomeno. Perché il fenomeno bisogna combatterlo nella scuola prima di tutto, nella famiglia, tra i ragazzi, spiegare cosa significa, motivarli. Se non si fa tutto questo lavoro qua e abbiamo costruito una domanda, no, che poi vediamo in televisione tutta una serie di situazioni che creano curiosità, i giovani sono portati a fare le prove, a verificare, anche a comportarsi. Se noi non costruiamo là una cultura, poi quando i buoi sono scappati, ma cosa volete che serva? Serve chiudere la stalla, ne resterà dentro qualcuno, ma non riusciamo mai a vincere la battaglia. Lo stesso per mille altri fenomeni, in alcuni casi ci sono buchi legislativi, mi piacerebbe anche parlarvi di questo, incredibili. Un giorno mi chiama un giudice, donna, abita nel pieno centro della città e mi dice: come mai lei sindaco ha autorizzato un bar ad aprire? Dico: guardi, lei è giudice, dico, dovrebbe conoscere le leggi di questo paese, no? Visto che amministra poi la giustizia. Io non autorizzo affatto i bar. I bar aprono senza essere autorizzati. Ma come? Eh sì, è così. Se uno ha la licenza di bar, l'unica condizione che gli consente di aprire è che il locale sia igienicamente a posto, non chiede l'autorizzazione. Per cui quel bar che è là si sposta di là e non chiede al comune. Uno non ci crede, è così. Ma vallo a spiegare ai cittadini. Forse secondo me bisognerebbe che la legge consentisse determinate circostanze. Mi è capitato anche di porre degli orari piuttosto restrittivi ad alcuni locali dove non si riusciva a creare una situazione di ordine. Bisognerebbe che consentisse un po' di potere in più a chi amministra. Ma anche questo fa parte, come dire, di una cultura che si deve diffondere, capire come funziona, i pro e i contro di ogni scelta ha un pro e un contro, perché se io per esempio ho la movida nel centro cittadino, vi ho detto 66.000 studenti, immaginatevi voi, alla sera sono in giro per le piazze della città, bevono gli spritz, si danno appuntamento, si incontrano, socializzano, è anche bello vederli, ci sono gli eccessi che danno fastidio, ma se io impedissi tutta sta roba qua, avrei una città morta. Allora no, la città sarebbe morta, e allora la città morta, sarebbe più bella Barcellona, e avanti, mi sentirei dire tutte queste cose. Cioè bisogna avere sempre l'idea di quanto è complicato un fenomeno e del mettere insieme una cosa con l'altra. Allora, adesso io, si sa già a Padova, terrò l'IMU prima casa a livello proposto dalla legge, non sono in grado di ridurla, faccio una protesta perché secondo me dovrebbero lasciarci l'IMU seconda casa, allora potrei sì dire rinuncio all'IMU prima, perché con quella della seconda, senza darne metà allo Stato, riuscirei a fare bene le cose del mio comune. Ma siamo purtroppo costretti, e concludo con questa affermazione, pensateci bene se è vera o è falsa, anche a volte a mettere l'IMU prima casa. Io non posso fare a meno perché altrimenti chiudo il comune, perché il comune ridistribuisce il reddito da chi ne ha di più a chi ne ha di meno, soprattutto nelle grandi città.
c'è gente che ha tanto e che deve cedere qualcosa a chi ha di meno. Gli asili nido non ho messo la tariffa identica a tutti, chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno, lo devo aiutare, perché altrimenti chi ha di meno non si sposa, non fa figli, non vive in una comunità. Quindi purtroppo la situazione è questa, la crisi è davvero molto pesante, però traguardando un obiettivo futuro, vi ho detto qual è, guardare come un comune si può arricchirsi di posti di lavoro, e facendo le cose con equità alla fine ho visto che la gente capisce, ragiona, magari soffre un pochettino, un po' non è contenta del tutto, ma capisce che le cose giuste sono state fatte. Ma intanto sottoscrivo chiaramente tutto quanto detto dal sindaco Zanonato, perché poi le cose ovviamente nel nostro comune è un comune piccolo, ma le cose alla fine si somigliano tantissimo, no? Noi non abbiamo ancora avuto la simulazione definitiva degli introiti IMU prima e seconda casa, però quello che possiamo dire è che ancora una volta i comuni saranno messi in ginocchio. Saranno messi in ginocchio, e sarà già una fatica enorme quella di riuscire a mantenere i livelli minimi di servizi che oggi i comuni riescono a dare. E anche per noi chiaramente esiste la questione IMU prima casa, IMU seconda casa ovviamente, e anche noi ci domandiamo come cercare di rimodulare queste aliquote per far sì che davvero ci sia un po' più di equità, perché poi tra l'altro la cosa che va detta è che comunque poi alla fine si sa già che ci sarà l'IMU seconda casa, ma poi alla fine saranno comunque i comuni a doverla chiedere questa IMU prima casa, seconda casa, e quindi ancora una volta risarà responsabilità dei sindaci, no? Quando invece si sa già quello che dovrà essere, il percorso che dovrà essere. Ma io su questo avevo già fatto un accenno prima, sulle questioni economiche, come faremo, come non faremo. Pensate che noi per tantissimi anni il comune di Luco ha fatto davvero tutto con le sue forze, mai senza ricevere mai un finanziamento che veniva dalle istituzioni superiori. Abbiamo sempre saputo gestire il bilancio e fare le cose, le cose che si vedono realizzate a Luco. Oggi per esempio con insistenza viene detto questa cosa dei 900.000 euro per i mutui che ogni anno il comune di Luco deve sostenere, e io dico, beh certo, un comune che ha fatto investimenti, un comune che ha fatto le opere pubbliche, mi sembra normale che debba pagare poi le opere pubbliche che ha fatto, però consentitemi di dire che quando sono state realizzate queste opere, la stragrande maggioranza di queste opere, il nostro bilancio era esattamente il doppio di quello che è oggi, quindi 900.000 euro 10 anni fa pesavano ad una certa maniera, oggi è chiaro che sono troppo più pesanti, quasi asfissianti, ma vogliamo dare la responsabilità ad un'amministrazione comunale di aver completamente rinnovato il paese, rifatto le fogne, rifatto il risanamento idrico e fognario di tutto il centro storico? Questo lo possono vedere tutti. Certo oggi siamo un pochettino in difficoltà, c'è poco da fare, l'ho detto prima, lo ripeto, quando una famiglia si trova il reddito dimezzato è crisi profonda, la stessa cosa stiamo vivendo noi, ma possiamo però dire con assoluta certezza e anche con orgoglio che i 900.000 euro di
di mutui che stiamo ancora pagando e che dovremo pagare e che si dovranno pagare sono 900.000 euro di mutui per cose fatte nel nostro paese. Non sono certo stati, cioè non sono certo stati festini, cenette e cose varie, sono opere pubbliche che sono nel nostro paese visibili. E ripeto ancora, dirlo può fare anche effetto, 900.000 euro, certo sono 900.000 euro di mutuo che noi riusciamo comunque a pagare con nei bilanci di competenza, comunque riusciamo a pagare. La difficoltà che abbiamo, l'ho detto prima, è una difficoltà di tipo finanziaria, che è una difficoltà che in Italia hanno tutti, che hanno molti, Italia che hanno tutti, è una difficoltà legata alla profonda crisi economica che tutti stiamo vivendo e alle difficoltà che ogni singolo cittadino ha per poter far fronte a quelli che sono gli adempimenti. Io credo che noi saremo ancora una volta capaci di limare lì dove possibile, di tagliare lì dove possibile, di ragionare, così come diceva il sindaco Zanonato, su quali prospettive. A questo proposito non ho parlato per niente del programma, ma questa la voglio dire, nel nostro programma c'è, noi abbiamo in animo di promuovere subito una borsa di studio aperta ai giovani laureati del nostro paese che possano pensare alla costruzione di una Luco, come potrà essere la Luco del 2020, l'abbiamo scritto nel programma di fare questo, perché crediamo in questo, crediamo che comunque la difficoltà del momento è una difficoltà oggettiva, alla quale purtroppo troppe risposte non siamo in grado di dare, ma che comunque dobbiamo affrontare in senso positivo, in termini positivi, guardare al futuro comunque con fiducia, e nel nostro programma c'è questa cosa che dovranno essere proprio i giovani, quelli che saranno gli artefici del futuro del nostro paese, ad elaborare dei progetti e delle progettualità che potranno dare gambe nuove, linfa nuova a Luco De Marsi. Grazie sindaco. Dunque io con le domande avrei concluso, non so se vuole aggiungere qualcosa al sindaco Zanonato. Va bene così. Sì, se c'è una domanda dal pubblico, volentieri. Vengo freddo. Va bene. Ok, dunque, sindaco. Sì, prego. Ma allora, chiudere soltanto con, ovviamente questa è un'iniziativa elettorale, voglio ringraziare ancora di cuore il sindaco Zanonato per averci dedicato una parte del suo tempo, preziosissimo tempo. E voglio ringraziare anche tutti voi, veramente una presenza nutrita, e lo dico in tutta onestà, che non ci aspettavamo perché le iniziative elettorali le stiamo vivendo tutti, le stanno vivendo tutti e sanno come sono partecipate. Invece questa di oggi è stata davvero partecipatissima e sono contento. E allora io con cosa voglio chiudere? Io voglio chiudere soltanto con un appello, ovviamente un appello al voto. Si stanno cimentando tre liste in questa competizione elettorale, noi crediamo che non ci sia bisogno di fare come altri stanno facendo, e cioè continuamente parlare contro. Chi ha avuto modo di ascoltare i comizi di questi giorni ha sentito sicuramente le parole che sono state dette, e lì dove non ci sono stati i comizi c'è comunque l'internet, c'è comunque Facebook, e ci sono comunque le parole che vengono dette, ripeto, contro. A noi in queste chiacchierate, in questi comizi, non ci avete mai sentito di usare questa parola contro, perché riteniamo che invece bisogna essere per. Riteniamo che la parola contro non dovrebbe essere mai usata. Noi siamo per il nostro paese, noi siamo per i nostri giovani, noi vogliamo impegnarci per il bene di Luco, mettendoci al servizio del nostro paese. Ancora una volta vi chiediamo di sostenerci, di votare la lista Uniti per Luco, di votare Camillo Sindaco, di votare i nostri candidati. Permettetecelo di dire, la migliore